E dunque ormai, insomma, salvo miracoli sportivi, l'avversario in Coppa Italia nella finale per la Lazio sarà la Fiorentina di Leonardo Semplici. Subito Steri, chiamato in azione, riesce ad arrivare sul pallone, controcross del numero 22, il colpo al volo, la rete della Lazio e dunque pareggio ristabilito immediatamente dai biancocelesti. Sì, sicuramente sono entrati con un'altra voglia, con un altro piglio, giocatori della Lazio, e nella prima azione sono riusciti subito ad allargare molto bene su Steri, che ha messo una grande palla e ha fatto gol. Già, che cosa è cambiato? No, siamo partiti bene, dai. È stato bravo Steri a mettere una bella palla, è stato bravo.